e per le regole interne di bilancio del nostro Paese. Pensare di poter tagliare le tasse in forma strutturale utilizzando concessioni una tantum di flessibilità deficit da parte dell'Unione Europea è semplicemente un errore da matita blu. Mi consenta, signor Presidente del Consiglio. La ringrazio, deputato Brunetta. Adesso passiamo all'interrogazione numero 3, 1735 dei deputati Rosato ed altri, concernente iniziative volte a rafforzare la ripresa economica, produttiva e occupazionale. La deputata Paola Bragantini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria e ha un minuto. Prego, deputata. Grazie. 325.000 posti di lavoro in più. Si può dire una rondine non fa primavera? Ma le rondini che stanno popolando le statistiche di diverse fonti sono un piccolo stormo. Per il secondo mese consecutivo cala il tasso di disoccupazione, sotto al 12%. Cala il ricorso alla cassa integrazione. La fiducia dei consumatori sale, più 3,4%, e cresce la fiducia di coloro che di fiducia vivono, le imprese, con un più 2,3%. Erano 8 anni da che non si misuravano simili numeri. In una città come Torino, quest'anno sono diminuite del 10% le richieste di intervento per l'emergenza abitativa e sono diminuiti gli sfratti per morosità incolpevole dopo 6 anni di drammatici segni più. Ma perché tutti questi dati siano percepibili anche nel vissuto quotidiano e non solo nelle statistiche, serve ancora la politica, serve buona politica. Lavoro, 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 enti locali e sanità, questi i nodi principali. Molte sono le aspettative rivolte alla legge di stabilità e al governo. Attendiamo nelle commissioni competenti un testo con cervello e cuore, pronti a dare il nostro contributo, piedi per terra, ma consapevoli che proprio questa debba essere la legge di stabilità della svolta. La ringrazio, deputata Bragantini. Presidente del Consiglio, facoltà di rispondere. Signora Presidente, gentile onorevole Bragantini, condivido il giudizio sulla realtà. Mi fa piacere parlare di stormo di rondini e non di altri uccelli che talvolta abbiamo evocato in modo fin troppo ampio anche da parte mia, per carità, e certo non sporcherò questa assise con il mio riferimento preferito. Mi limito a dire quanto segue. Noi abbiamo nella legge di stabilità un elemento chiave, condivido le riflessioni dell'onorevole Bragantini. Abbiamo il momento della svolta definitiva, ho cercato di dirlo anche rispondendo all'onorevole Bombassei e aggiungo che se l'onorevole Brunetta ci produrrà del materiale davvero in spirito di collaborazione, noi volentieri siamo ansiosi di conoscere quali siano queste clausole approvate durante il governo Berlusconi. Io ne ricordo una, che è quella sull'immigrazione, che non mi ricordo se è del 97 o del 99, o governo Prodi o governo D'Alema, ma se ce ne sono altre e non ce ne siamo accorti, prima ce le dicono e prima le usiamo, non abbiamo paura, non abbiamo il copyright. Voglio dire una cosa però su questo. Sì, ben vengano le iniziative specifiche, i numeri parlano forte, i numeri dimostrano che l'Italia